Parte la Madison, Stefano, grazie alla giuria Stefano Pavignano della fattispecie, quindi a te la parola. Grazie, grazie Alberto, parte quindi questa Madison che va a caratterizzare le fasi finali di questa serata. Intanto vorremmo invitare, abbiamo un po' di comunicazione di servizio, vorremmo invitare le persone alla rete cortesemente a prendere posto in tribuna. E c'è un'altra comunicazione, c'è una Toyota che deve essere spostata con urgenza ed è targata EL711AL. Questa automobile deve essere spostata con la massima urgenza. Parte la prova, intanto sta facendo l'andatura la Coppia della Rossi con Cistil e Cecoico. Intanto vi chiediamo di fare un applauso ad un altro dei corridori che hanno scritto il proprio nome nell'albodoro della 6 giorni, Iman 40. 6 tappe al Giro d'Italia, vestito anche la maglia rosa al Giro. Oggi tecnico per quanto riguarda le specialità veloci della nazionale italiana. Il gruppo si mantiene compatto in queste prime fasi di corsa. Natura particolarmente elevata, la Madison è la specialità regina delle gare su pista. In 5 giri ci sarà un record assoluto, 5, 3, 2, 1 i punti che guadagneranno le 24 quote per l'assegnazione della prima maglia Silvertini. Ecco i passati con la maglia della Asef a fare l'andatura, quello di Stani Sensi, quindi abbiamo visto il passaggio per Pablo in seconda posizione, quindi c'è la maglia da Ferri con Caraglio, sta ritirando il suo guardacampo, sta seguendo, sta per ricevere il cambio la gara in queste fasi di corsa, 5, 3, 2, 1 i punti che saranno assegnati alle prime 4 volte, c'è la coppia della Alute che sta allungando, vuole in seconda posizione, arriva nelle prime posizioni anche la maglia della Rossetti Marche con Vinazzi, eccoci intanto al passaggio, 5, 3, 2, 1 i punti con la coppia Donega Moro che va a transitare in prima posizione. Il risultato prima è la coppia numero 7 della Alutecno con Donegà e Moro, seconda la numero 9 della Pali Nord, Babor Bones, terza la coppia numero 3 Roschi con Cischi e Cicolco e in quarta posizione la coppia della Rossetti Marker con Pinazzi e Boscaro. Disputato quindi il primo traguardo a punteggio di questa Madison, Scarpezzini, vice campione del mondo di questa specialità, ha lanciato Ganna, era quota in gara con il numero 10 della Caffera Menzoni. Dopo che si mantiene compatto in questi frangenti di corsa, andiamo ora a fare l'andatura, la coppia numero 6 dell'Arduini Luigi con Francese Hamon e con Lodlov. E si avvicina il secondo traguardo a punteggio, 66 le tornate al termine. Perché c'è l'allungo ora il Donegà che stava guadagnando posizioni all'esterno, Donegà sta per cambiare con la Moro in maglia della Alutecno, la
avanti. Tanto c'è il recupero proprio in questo istante di Moro, 5-3-2-1, i punti per le prime coppie di Moro che va a transitare davanti a Bove in terza posizione, è transitato Staniszewski. Risultato del traguardo a punteggio 7-9-1-3, siamo a 63 giri dalla conclusione, prima la coppia numero 7, quella della Alutecno con Lorega e Moro, seconda la numero 9 della Pavinord, Baborbones, terzo posto per la Acep, numero 1 Rudik Staniszewski, e in quarta posizione la coppia numero 3 Rosticiskin Segolkov. Mantiene compatto canna e maglia la Cappera Vizzoni, il giro perso per la coppia numero 13 Assi Prime Caulfield Donald. Attenzione perché si avvicina il nuovo traguardo a punteggio, vado a fare l'andatura, c'è canna che va a portarsi per lanciare Scartezzini verso questo sprint a punteggio. Eccoci intanto con Babole Buone, canna lancia Scartezzini ed è il vice campione del mondo di questa specialità Michele Scartezzini che va così in la prima posizione in maglia della Cappella dei Zoni. Ecco il passaggio con Scartezzini, Buone, quindi il passaggio per Rudik. Dieci, nove, uno, undici, questo è il risultato del traguardo a punteggio. Canna ha conquistato 4 titoli di campione del mondo nell'inseguimento individuale, 2 titoli di campione del mondo in carica per quanto riguarda la prova a cronometro, e si è imposto in 6 tappe al Giro d'Italia. Grande spettacolo al velodromo Pavesi in questa serata, in questa quarta serata, diciamo, fatta al Giro di Boa della 6 giorni edizione 2022 della 25esima edizione della storia di questa grande manifestazione. Certo, abbiamo visto con il dorsale numero 11 Denisi Bandiglia. Le opposizioni della coppia numero 11,
sta nella storia più recente della signora delle rose. Cappellini, 6 punti, la coppia della Caffè Arrentoni. C'è il secondo tiro perso per la coppia numero 13. Ecco che si mantiene compatto, si avvicina in comodo con la tutela con la coppia della Musatri, Maieschi, Scolasti. Fare la natura, per la lunga ancora di Giardonica, Giardonica che invece la maglia della A, Lugetto. A ruota! In vista di questo programma appuntamento con Delisi in seconda posizione, 5-3-2-1, tutti che saranno assegnati anche in questa volata, per la Lugetto, alla comando, 5 punti, e vanno alla coppia con il lavoro. Prima la coppia numero 7 della Rosetta, Porto Legati, Moro. Seconda la numero 11, Eco Consul, Delisi Vica. Terza la coppia numero 16, della Padana Impianti, Boccalli Pagliares. E quarta posizione per la numero 8 della Bustati, Maglietti, Scolasti. Il gruppo rimane compatto perché è guidato dalla Colacco Morte per Scolasti, un gruppo che tra l'altro è salito in diverse occasioni più forti dei campionati del mondo. Scolasti è stato il campionato della compagnia di Porto, il Pasquale Pagliaschi. Quindi aggiornamento della classifica con il Gamolo 18 punti, Elisini 9 punti, così come Babor Bone, mentre Gianni Scarpentini hanno 6 punti. Il cambio tra Clinica e Elisini in testa, con il Gamolo vengono la maglia numero 6, quella della Gamolo, è stato per la coppia numero 4, Elisio Fortini. Dunque siamo al passaggio, 46 giri al termine, si sta avvicinando un nuovo traguardo a punteggio e c'è ora il forcing di Daniel Staniseschi, il forcing del polacco Daniel Staniseschi che a Lucca in questo istante è stato campione d'Europa per quanto riguarda la zona del Ministro di Spade, ora di chiudere con un bel che è Rudi, appena ricevuto il cambio, Rudi della ACE per quanto riguarda questi 5 punti, Rudi quindi Pavor che in quarta posizione si muove. Quanta attenzione, questi rumori esistono nella protezione. Rossi Pelace, Oro della Lugetto. Per il giro perso per la coppia numero 13, quindi vittoria in questo sprint, la coppia numero 7, Lugetto, Domenica Moro, seconda la coppia dell'Ace, Rudix Staniseschi, terza posizione per la Paminor, Paolo Boni, e quarto posto per la numero 3 della Rosti, Cistin Segorkov. Però stanno insistendo le coppie dell'Ace per la coppia della Lugetto, eccoci con il passaggio, con Domenica che sta insistendo, sta portando il ritmo in compagnia di Domenica. Troviamo l'ex campione d'Europa dell'inseguimento a squadra, Daniel Staniseschi, con Bones che sta facendo la natura in questo gruppo, viene rilevato dalla coppia della Rossetti Marche che cambia in questo istante, Pinazzi Boscaro. Ecco il passaggio con Donega a Lugetto. Con lui Daniel Staniseschi della ACEF, il gruppo in queste fasi di corsa è guidato
vale a dire Stefano Moro. Quindi Rudik sprinterà per la doppia di Acet, dopo le spalle rimane a compatto. Vediamo Rudik, Moro, Moro in testa, Rudik in seconda posizione, dopo che si mantiene compatto alle spalle, e poi passando 5, 3, 2, 1 punti con Moro che ha raggiunto il primo posto, 5 punti per la doppia di Acet, ecco, Rudik in seconda e alla terzo posto c'è il passaggio per Amon. Prosegue in colazione con Matteo Lega, con Daniel Staniseschi in queste fasi di corsa. Il gruppo non riesce ad organizzarsi all'inseguimento. Vittoria per Panegà e Moro, questo traguardo del peggio della Lugetto, per Rudik Staniseschi in seconda posizione, tanto attenzione perché sta uscendo dal gruppo in questo istante. La porta portata dal francese a Moro, vediamo cosa sta accadendo intanto al comando, dicevamo escono con Kowalowski all'inseguimento, terza posizione per la coppia numero 6. Molla di oggi per il quarto posto per la coppia numero 16 della Valencia antica di Pajaric. Aggiornamento della posizione per la Lugetto, Paolo Fuori della Pavinosa 12 punti, Rodin Stanichetti della 10 punti, quindi Denisi Picchia della Eco Consul 9 punti, Ganna Scarpezzini della Cappella Mezzoni 6 punti. Kowalowski ad allungare in maglia alta natura, Rudik sta inseguendo, Rudik che cambia con i compagni di Coppia Staniseschi, e c'è anche sempre qui per non facilitare intanto insistono nella propria azione i due corridori dell'Alta Natura con Kowalowski e si sono giudicati costruiti davanti a Rudik Staniseschi dell'Ace, terza posizione per Cicchi, secondo Kowalowski e quarto posto per la coppia della Cappella Menzoni, vale a dire Ganna e Scarpezzini. C'è un frazionamento nelle fasi, nelle parti centrali del gruppo, siamo a 33 tornate dalla conclusione, la coppia della Lutecca è sempre al comando della classifica con 28 punti davanti a Rudik Staniseschi dell'Ace, 13, Babor Vonesh, Pavi Nord, 11 punti, Denisi Vicca, Eco Consul, 9 punti, Gonov che gareggia in coppia di Kowalowski per l'Alta Natura, 7 punti, stesso punteggio di Scarpezzini Ganna che riprendono i colori della Cappella Menzoni. Il gruppo si mantiene compatto. Giro perso per la coppia 4. Il passaggio per la campana. C'è la progressione di Filippo Ganna. La progressione di Ganna. Staniseschi, questa è una prima, è una grande prima per Filippo Ganna che lancia il vice campione del mondo di questa specialità, è stato anche vice campione del mondo della prova scratch, Michele Scarpezzini in maglia della Cappella Menzoni, Scarpezzini in testa all'ingresso del rettilineo d'arrivo per quanto riguarda questi 5 punti, 5 punti per Scarpezzini, secondo è Rudik e poi c'è stato il passaggio per Pinazzi.
Vediamo come si comporteranno ora Scartezzini e Ganna, perché siamo a 29 giri dalla conclusione, 29 tornate al termine. E parte in contropiede la coppia della Rossi in questo istante, il passaggio intanto per Ilya Shegolkov. Ganna Scartezzini 5 punti, Rudy Staniszewski 3 punti, quindi Pinazzi Boschero 2 punti, la coppia numero 3 in quarta posizione, Shishkin Shegolkov con un punto. La situazione nella classifica provvisoria vede sempre la coppia formata da Donega e Moro della Lutecno al comando con 28 punti, Rudy Staniszewski sono secondi a quota 16 e Scartezzini e Ganna sono risaliti ora in terza posizione, è la coppia della Caffera Menzoni. Attenzione perché si sta infiammando questa Madison, si sta infiammando questa Madison, perché c'è il forcing ora del gruppo di Filippo Ganna della Caffera Menzoni che è uscito per portarsi all'inseguimento della testa della corsa. La testa della corsa è tornata da Shishkin-Shegolkov, la progressione di Ganna, mani alte sul manubrio per il 2 volte campione del mondo della cronometro individuale. Ganna in maglia della Caffera Menzoni va ad inseguire, è uscito dal gruppo, lui che ha vinto 4 mondiali dell'inseguimento individuale, 6 tappe al Giro d'Italia, intanto il passaggio, 5, 3, 2, 1, Ganna avanza le Scartezzini, alla comanda, torniamo sempre, Shishkin-Shegolkov. È lo spettacolo della 6 giorni, Shishkin nel comando, quindi abbiamo in seconda posizione Scartezzini, quindi c'è la coppia della Arda Natura con Conor che sta inseguendo, c'è il cambio tra Shishkin e Shegolkov, ecco il passaggio con Shegolkov che va a conquistare questi 5 punti. Per quanto riguarda la seconda posizione è Konov, quindi Scartezzini, e quindi c'è il passaggio per Boscaro. Shishkin-Shegolkov, prima posizione, quindi al secondo posto sono transitati Konov Novolovski. Terza posizione per Ganna Scartezzini, quarto posto per Pinazzi Boscaro. Ganna insiste, mani alte sul manubrio per andare a chiudere sulla testa della corsa e si sta per formare un quintetto al comando, il gruppo si deve organizzare all'inseguimento, a rilanciare l'andatura sono di Lisi e Dick. Il passaggio Donega Moro 28 punti, Rudy Staniszewski 16 punti, Ganna Scartezzini 14, Shishkin-Shegolkov 12, Babor Vones 11 punti. Ecco il passaggio. Le coppie al comando sono il numero 2, 3, 7, 10 e 14. Ecco il passaggio della testa della gara con il numero 2 per la Rossetti Marche, Pinazzi Boscaro, quindi con il numero 3 c'è il gol contro i Cicci della Rossi, con il dorsale 10 per la Caffera Menzoni, Scartezzini e Ganna. Gruppo che sta guadagnando terreno, è la coppia intanto della Alutecno che sta, l'altra coppia che fa parte del trappello di testa con Donega per andare a compensare questi punti, maestro dall'esterno con la Cicci e Shegolkov, i due atleti in maglia Rossi, nel caso specifico è Shegolkov che va a transitare in prima posizione davanti a Donega, e quindi c'è stato il passaggio per Pinazzi e Scartezzini. Attenzione perché c'è l'attacco e il tentativo di caccia sono a 19 giri del termine, c'è l'attacco di Filippo Ganna, Ganna che allunga, tenta di rispondere all'attacco di Filippo Ganna, Lev Konov che si porta alla sua ruota, lo
lo spettacolo dell'americana, lo spettacolo di questi grandi corridori, di Giorgio Junior Termine. E c'è il giro terzo per le coppie 4 e 5, quindi Vertonov, Ganna, che va a forzare ulteriormente la natura, Ganna cambia con Scartezzini, ti vedono i colori della cappella Menzoni, la coppia con il numero 10, escono all'inseguimento. Anche Moro, oltre la coppia numero 3, Scicic e Golkov, si prosegue con questa azione. Mariante sul manubrio per Michele Scartezzini della cappella Menzoni, c'è il cambio con Gono che ha lanciato Novo Loschi. Ecco il cambio tra Moro e Tunega, si sta per formare un quartetto al comando, all'inseguimento. Visto anche il numero 55, Moro con Scartezzini al comando. Quindi la prima volta c'è Novo Loschi, c'è Cicci che si sta per incassare, c'è Canta di Tunega. Quattro sono le due piazza, ecco il cambio, Scartezzini lancia Canta per la cappella Menzoni. Entra il comando di sopra il Novoloschi, Ganna per l'attaccare il Novoloschi per questi 5 punti, Ganna il comando, Ganna per chi stanno 5 punti! E attenzione, attenzione perché ha guadagnato un terreno nei confronti degli altri corridori. Ganna, posizione da cronometro, lui che ha vinto due titoli di campione del mondo della prova cronometro, ha vinto tappa e giro, sempre nelle gare con sette giri al termine,
Doregar e Moro guidano la classifica provvisoria di questa Madison. Sono i due portacolori della Lutecco con 35 punti. Dopo che è ritornato compatto in queste fasi di corsa, Doregar a controllare la situazione. Scaffezzini incollato alla ruota di Doregar. Scaffezzini che veste la maglia della Cappella Mezzoni. Era lungo ora di Majewski per la volata della Bussardi. 6 giri al termine, questo significa che si avvicina una nuova preparata a Montegno. Sta per suonare la campana, al prossimo passaggio sarà la segnata ancora di tutti. C'è Canna della Cappella Maggiore a controllare la situazione, parte all'esterno, parte Colombo che guadagna una manciata di metri, dove la tenta di chiudere, parte anche Pavor, parte la tenta della Repubblica Ceca, Daniel Pavor in queste fasi di corsa per andare a conquistare questi 5 punti per la classifica di questa Madison che sta avviando verso le fasi conclusive. C'è il passaggio quindi per Pavor davanti a Pagliares. Risultato del traguardo a punteggio, Pavor vuole, Spagna Nord, quindi in seconda posizione Gallo Pagliares per la padana Impianti, quindi terzo posto per Ronald Novoloski, alta natura, e intanto c'è l'attacco della notte della Rossi, con il secondo, quarta posizione per Doregà e Moro. Aggiornamento della classifica, Doregà Moro della Lutecco 36 punti, Gallo Scaprizzini, Caffè Manzoni 25 punti, Cici di Secondo, Rossi 21 punti. Gruppo che è stato a ritornare compatto, con Moro che va a chiudere, ancora da disputare l'ultimo sprint, quello che assegnerà punteggi doppi 10-6-4-2. Matteo Doregà è a comando, Cici rimane in seconda posizione, c'è ora il forcing in testa di Dojonov. Prosegue a due giri dalla conclusione, ecco il passaggio in queste fasi di corsa per Ramon Filotonov. Al prossimo giro suonerà la campana che indicherà l'inizio dell'ultima tornata, 10, 6, 4 e 2 punti che saranno assegnati nell'ultimo sprint, e prepariamoci ad applaudire questi grandi protagonisti. Ci sono tutti i presupposti per vivere due serate di grande spettacolo. Quelli che ci attendono a partire da domani sera, intanto con la Europa che va allontanare, inizia l'ultimo giro, inizia l'ultima tornata con la Gana che va ad allontanare. Gli applausi sono per tutti i protagonisti di questa serata, attesi anche a partire da domani e sabato per il gran finale. E tra qualche istante ci sarà la doppia premiazione, classifica finale pertanto, vittoria per la coppia numero 6 di Lutecco con Matteo Doregar, Stefano Moro, 36 punti. Secondi Michele Scaffezzini, Filippo Canna della Cappella Mezzoni, e terzo posto per la coppia della Rossi con Cisni e Scegolikov. Di questa sera 75 giri, gli atleti saranno premiati da Enrico Della Casa, Presidente dell'Unione Europea del Ciclismo e Vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Gli applausi sono per Matteo Doregà e Stefano Moro. Consegna della mascotte della Sei Giorni delle Rose, Stefano Moro che tra l'altro dice che è un'edizione
della Sei Giorni delle Rose. Per i due portacolori dell'Alutecno c'è anche lo spumante della tenuta Il Rintocco, che viene consegnato da Diego Terzoni. Gli applausi sono per i due portacolori della Alutecno, i dominatori della Lento, Stefano Moro, Matteo Domenica. Grazie ad Enrico Della Casa, Presidente dell'Unione Europea del Ciclismo e Vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Moro e Dolega rimangono in zona premiazione perché siamo arrivati al momento di un'altra premiazione per quanto riguarda la coppia che si è imposta nella Madison, ovvero la consegna della maglia bianca Cider Pig, che rappresenta il simbolo del primato in classifica generale alla Sei Giorni delle Rose. Saranno Giovanni e Francesco Pighi a consegnare la maglia di leader ai due portacolori della Alutecno, Stefano Moro e Matteo Domenica, i leader, i primi leader della classifica della 25ª edizione della Sei Giorni delle Rose. Maglia bianca Cider Pig per la coppia della Alutecno, e va così a vestire le insegne del primato, e domani sera li ritroveremo appunto al comando della classifica, la classifica che guidano davanti appunto a Filippo Ganna e a Michele Scartezzini, che rivedono i colori della Caffè Ravizzoni.